stadio Braglia di Modena dopo i capodi Entella e Cesena contro il Modena dei record, insomma l'occasione di riscattare almeno in parte la stagione senza dubbio deludente per il Pescara. Tornano Drudi e Rauti in attacco, la grande sorpresa Cernigoi a segno a Pesaro preferito a Ferrari che dopo la squalifica dunque riparte dalla panchina. 4-3-3, Pontisso mezzala fondamentale, l'ex Vicenza negli equilibri di squadra, Emiliani con l'ex Ciofani in difesa, a centrocampo rientra Scarsella, davanti Tremolada tra le linee alle spalle di Ogunzeie e Giovannini, o meglio Tremolada e Giovannini alle spalle di Ogunzeie. Il Modena ha vinto le ultime 10 partite casalinghe, 18 successi e 2 pareggi nelle ultime 20 partite, un trend davvero da record, ma il Pescara a fare la partita. Qui c'è un'ottima chiusura a dire il vero di Drudi su Giovannini che si era inserito dopo lo scambio con Ogunzeie. Rivediamo infatti la combinazione tra i due attaccanti del Modena, bravissimo Drudi a fermare l'attaccante Emiliano, classe 2001, ancora a digiuno in campionato dopo 13 partite. Qui c'è il rigore clamoroso negato al Pescara, Piacentini non tocca il pallone ma trova il piede di Cernigoi che è stato bravissimo nella circostanza, prende posizione, difende palla, insomma il rigore è solare, l'arbitro lascia proseguire il signor Collu di Cagliari, non è neanche ben assistito da uno dei due assistenti, rivediamo, insomma non ci sono dubbi, rigore solare, siamo soltanto al 9° minuto, rigore negato, sempre 0-0 il parziale, il Pescara continua a fare la partita, stretto, aggressivo, compatto, poi benissimo nelle ripartenze, qui l'allungo di Rauti, qualcosa a metà tra tiro e cross, non ci può arrivare Cernigoi, questa è un'occasione a gol non concretizzata dai biancazzurri, siamo al 21° minuto, Clemenza tra le linee, vince un rimpallo dai 16 metri, il suo sinistro, la palla termina di poco a lato rispetto al posto sinistro della porta difesa da Gagno che aveva già battezzato fuori comunque il pallone, scagliato dal sinistro, col sinistro appunto da Clemenza, poi 25esimo, il tentativo di Tremolada, l'unico tiro in porta, tra l'altro non inquadra neanche lo specchio della porta difesa da Sorrentino, Tremolada che apre troppo il compasso su assist suo compagno di squadra Giovannini, ripetiamo classe 2001, ex Carpi, compagno di reparto di Ogunzeie, poi scivola Drudi, siamo al 42esimo, Ogunzeie sembra inciampare sul centrale biancazzurro, rivediamo, l'arbitro estrae il cartellino giallo, i dubbi restano, sinceramente cartellino giallo pesante per Drudi che poi sarà espulso nel corso della ripresa per un fallo evitabile, a dire il vero, su Minesso al 77esimo, tra poco ci arriveremo, dunque prima ammonizione combinata a Drudi, poi siamo al 53esimo, questa è una splendida azione corale del Pescara, guardate, qui perde l'attimo, Cernigoi viene murato da 3 giocatori della squadra emiliana, il Modena alla difesa meno perforata del girone insieme con la Reggiana, 17 gol al passivo, versato opposto 75esimo, vediamo l'azione che continua, ci sono le proteste da parte della squadra di Tesser e poi il tentativo di Magnino entrato in corso d'opera con la palla che viene bloccata da Sorrentino, colpisce male il pallone, qui in ritardo Drudi, 77esimo, su Minesso entrato in corso d'opera, scatta il secondo giallo, questa volta ineccepibile e dunque il rosso per il difensore centrale del Pescara, Pescara che rimane in 10 uomini, comincia la pressione del Modena, naturalmente 4-4-1, Auteri corre ai ripari, entra anche Cancellotti, entra Ijanes, Cancellotti terzino destro, Ijanes centrale, Zappella più alto, dall'altra parte Nzita che farà registrare un buon impatto sul match, prova a stringere i denti il Pescara al 94esimo, l'inserimento di Azzi, poi il tentativo di Mosti, in realtà una conclusione ma si trova sulla traiettoria Minesso, una sorta di tapin, nulla da fare per Sorrentino, il gol sembra valido, tra poco lo rivedremo, il tempo era praticamente scaduto da 3 secondi il recupero, il Modena sblocca la situazione con un gol di Minesso, 8° centro in questa stagione, da questa inquadratura non vediamo granché, tra poco forse vedremo la inquadratura migliore per valutare la posizione di Minesso, neanche questa è buona, vediamo se ce ne sarà un'altra che abbiamo visto prima nel corso della partita, eccola qui, allora
cioè questo inserimento di Azzi che poi è andato a fare anche il terminale della manovra offensiva. Il tiro di Mosti è, insomma, mi sembra evidente, no? La posizione irregolare di Minesso tenuto in gioco purtroppo da Cancellotti. Proprio all'ultimo respiro Modena batte Pescara 1-0, risultato a dir poco ingiusto, ma prima partita da grande squadra per i biancazzurri di Gaetano Auteri.